Ciao ragazzi, oggi su donnaglamour.it vogliamo parlarvi dei matrimoni di alcuni VIP. Scopriamo insieme chi sono i personaggi del mondo dello spettacolo che si sono dichiarati amore eterno e che hanno scelto di convolare a nozze alcuni anche nonostante tutte le difficoltà e le restrizioni dettate proprio dall'emergenza coronavirus. Scopriamo inoltre anche i retroscena e alcuni dettagli che riguardano proprio i preparativi e le location scelte per questo grande giorno. La prima coppia di cui vogliamo parlarvi è quella formata da Giorgia Palmas e Filippo Magnini. I due hanno avuto anche una figlia di nome Mia e si sono uniti in matrimonio a Palazzo Reale a Milano. La cerimonia ha subito alcuni rinvii causati appunto dall'emergenza Covid, ma alla fine si è svolta col rito civile e alla presenza di pochi intimi. Non c'è stata nessuna festa dopo la funzione civile, ma solamente un brindisi veloce con i pochi presenti. E inoltre la coppia ha rivelato anche l'intenzione di volersi sposare successivamente anche in chiesa. Pochissimi invitati ed una cerimonia top secret anche per un'altra bellissima coppia dello spettacolo italiano. Stiamo parlando di Luca Argentero e Cristina Marino. Anche questo matrimonio ha però dovuto fare i conti con la pandemia ed è stato rimandato, ma alla fine si è svolto col rito civile a Città della Pieve in provincia di Perugia. Gli sposi, dopo aver pronunciato il fatidico sì, sono stati visti sfrecciare su un sidecar rosso tra le vie del centro della città e sono stati anche immortalati da alcuni fan sui social. Un altro sì per sempre è stato pronunciato anche dalla cantante italiana Fiorella Mannoia. L'artista romana si è unita in matrimonio con lo storico compagno, il collega e musicista produttore Carlo Di Francesco. Rito civile anche per loro e per l'occasione la sposa ha scelto di sfoggiare un look da vera rocker, sneakers d'argento con brillantini e talier di colore bianco. Infine, vi raccontiamo del matrimonio che ha come protagonisti il premier britannico Boris Johnson e la compagna Kerry Simons, di 24 anni più giovane di lui. La coppia è convolata a nozze a Londra e come location hanno optato per il giardino della loro casa a Downing Street, alias la sede del governo del Regno Unito.